Avvelenati, te lo chiedo in ginocchio. E... che culo, bastardo. Oh! Ok, troppi colpi di scena in questo episodio. Ah, un po' mi è piaciuto. Ma sei scemo? Ma cos'hai oggi? Ma istinti suicidi? Che sfortuna! Ma che sfortuna? Che vuol dire che sfortuna? Che vuol dire che sfortuna? Oh! Ora sì che si notano molto bene. Vince sto ca... insomma, ci siamo capiti? Ho perso i conti! Per fare le battute stupide ho perso i conti! Non prendere la pillolina. Non sei incinto. Che culo! Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Buckshot Roulette. Sì, de novo, perché è diventata una questione di principio. Da quando hanno aggiornato il gioco, rilasciandolo su Steam e via dicendo, lo hanno complicato tantissimo. E avevo ragione io, il dealer è stato programmato per essere decisamente molto più bastardo. Ecco perché nello scorso episodio stavo avendo così tante difficoltà, nonostante l'aggiunta dei nuovi oggetti. E perché l'hanno reso più furbo, più intelligente, gli hanno level upato i neuroni, porca la miseria. Inoltre il gioco è stato aggiornato ulteriormente, hanno fissato un sacco di problemi da quello che ho capito. Ditemi che non devo rifarmi il gioco normale. Ah ok, grazie, perché volevo entrare direttamente con la Double or Nothing. Lo scorso episodio non sono riuscito neanche a vincere un singolo turno con la Double or Nothing. Vediamo se, vabbè, la lascio raddoppia, insomma ci siamo capiti. Vediamo se stavolta riuscirò a essere più sculato. Pompa nelle casse, vai DJ Telone. Ok, inoltre uno speedrunner ha scoperto un modo incredibile per cheatare e vincere direttamente al primo colpo. Praticamente cosa faceva? Questo simpatico tizio aveva un mouse di quelli ad alta velocità. Lui cominciava a spammare il tasto di fuoco papapapapam in continuazione. Se il gioco aveva pochi frame, lui praticamente prendeva un colpo come se fosse doppio e pertanto sparava due proiettili nello stesso momento al dealer, vincendo all'istante la partita nel giro di 40 secondi. Abbiamo l'invertitore lì, come cocchio si chiamava, il coltellaccio, la birretten e via dicendo. E ci danno 4 vite direttamente fin dall'inizio. Abbiamo 4 blank, quindi 4 vuoti e 3 veri. Ah, aspetta un secondo, scusi signor dealer, mi dà mezzo secondo. Mi pare che avessero aggiunto anche la modalità per daltonici. Dopo torno nelle opzioni e vedo di fare una prova veloce veloce. Allora, andiamo di birretta. Abbiamo detto 4 vuoti e 3 buoni. Subito così di primo mattino. Ok, quindi 4 vuoti e 2 veri e propri. Allora, io sparo a me stesso. Ci vuole anche sfiga? Voglio dire, no, non puoi. Ok, ora le cose si fanno un pochettino più interessanti. Diciamo che sparo a lui a sto punto. E... ah! Avrei dovuto fidarmi delle statistiche. No, signore, non mi ammanetti. C'è anche lui due invertitori. Ora cos'è? 50-50? Bastardo. Oh, oh! Ok, la situazione direi che decisamente non verte a mio favore. Quindi ancora una volta non iniziamo bene. Sì, stavolta c'è un proiettile. È abbastanza ovvio che ci fosse un proiettile. Va bene, è solo l'inizio. Non vuol dire nulla, è il mio turno. Ora c'è purtroppo per me il 50-50. Non lo so nemmeno io. Allora me la devo rischiare. Io seguo la lama senza il benché minimo rispetto. E ovviamente gli faccio un buco in fronte. Oppure l'arma farà click e io disinstallo il gioco. Ok, ok, sono stato anche un cicino sculato. Perfetto, perfetto, perfetto. Ho ripreso un attimino il ritmo. Perfetto. Signore, lei cosa vuole fare? L'invertitore. È vero, l'invertitore, sei un pezzente. E così il proiettile restante, che sappiamo essere a salve, diventa un proiettile vero. Te la sei giocata bene. Te la sei giocata bene, dealer, te lo concedo. Porca la miseria. Quindi siamo in pari e il turno dovrebbe essere finito. Non c'ho la modalità daltonico che mi aiuta. Lente di ingrandimento, sigaretta tattica. E lui cosa c'ha di bello? Ah, la medicina, se ho capito bene. Aspetta, 1, 2, 3 veri e 4 a salve. Prima la medicina aveva, mi pare, il 40% di probabilità di curarti. Ora dovrebbe essere 50-50. Allora, vediamo di fumarci la sigarettina. Olle. A parte che il dealer era stato sculato l'altra volta. Allora, vediamo un po', non mi fido minimamente. Primo proiettile, a salve. Andiamo subito di invertitore, così il primo proiettile gira la partita a mio favore. Nel frattempo vedo che... ah, anche l'adrenalina lui. Ma io non ho oggetti, quindi non ci fai praticamente nulla. Oh no, cosa vuoi fare? Spari a me? Sei un pezzente. Sculato bastardo. Sculato bastardo. In realtà volevo sparare a me stesso. Sì, ho messo a verbale che stavo per sparare. Meno male che non mi fido minimamente del mio intuito. Ok, vedete, stavolta per buccio di culo abbiamo vinto intanto il primo round. Eh sì, vincelone, la prima volta che lo vedo in questa modalità. A rottura di palle, come sapete molto bene, che se perdiamo dobbiamo pure ricominciare tutto da capo. Io vorrei arrivare idealmente alla seconda Double or Nothing, quindi dobbiamo vincere almeno due volte. Sì, ecco qua le medicine nuove, sigarette. Quanti oggetti mi danno? 5? Cos'ha lui? Vabbè. Ok, 4 vite anche stavolta.
due veri e tre falsi. Allora, cerchiamo di usare la lente di ingrandimento, così mi do un piccolo vantaggio. Porca miseria, stavo per spararmi in effetti. Che facciamo? Lo ammanettiamo subito. Mi converrebbe perché pure lui c'ha le manette. Ottimo. Ecco qua, un po' di bondage vale più di mille parole, sciagaro. E ovviamente seghiamo la lama senza il benché minimo rispetto. Mi piace una lama segata così di primo mattino. E gli dimezziamo la vita. Ora, Lonino, cosa fai? Corri un rischio? Ti spari da solo sperando di giudicarti il turno? Oppure no? Io non mi fido, non mi fido, non mi fido. Ho vita piena. Se per botta di culo ci sono due proiettili, devo essere più coraggioso. Devo essere un ciccino più coraggioso. Oh, quelle manette sono cadute. Che bella cosa. Signore, che fa? Usa il cellulare? Cos'è? Chiama i numeri quelli erotici? Bravo, non le risponde nessuno, mi dispiace. Ah, dai, ti prego, avvelenati. Avvelenati, te lo chiedo in ginocchio. E... che culo, che culo. Ok, 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 questa run sta andando meglio. Meno meglio. Che vuoi fare? Ti curo? Ok, e statisticamente adesso sega la lama al bastardo. Sei scemo? Wow, ok, ok, il telefono lo ha aiutato. Il telefono lo ha chiaramente aiutato. Oh no, vabbè, io mi posso curare? Ciao ciccio. Sculato bastardo. Il problema è che non ho memorizzato il numero di proiettili. Dannazione, non devono essere poi tanti rimasti all'interno della dell'arma stessa. Dai, 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 dai. Ok, mi hanno liberato, ottimo. Ah, è finito il turno? Bene, 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 bene. Adrenalina. Una lente di ingrandimento vale più di mille parole. E la birretta tattica. Allora, tre veri e quattro fasulli. Devo colpirlo una singola volta e il gioco è fatto. E volete vedere come la vinco facilmente? Allora, mi drogo in vena senza il benché minimo rispetto. Speriamo di non esserci presi il tetano. E lo ammanettiamo, così a prescindere. Lui non può fare praticamente nulla. Io posso sparargli due volte. Basta che mi aggiudico il turno e il gioco è fatto. Non uso nemmeno la birretta o il resto degli oggetti. Ah! Cioè, ci vuol sfiga, però. Pepe, Lonino, Lonino, ti fidi? No che non mi fido. Però potresti tenerle per il turno successivo. Che faccio, rischio? Che faccio, rischio? Me la rischio, rischio tutto per tutto, al diavolo. Ogni tanto bisogna correre un po' di... sì! Un po' di rischi nella vita. Yes, yes, yes. Secondo turno giudicato. Incredible. La vita mi sta sorridendo una volta tanto. La fortuna ride il telone e tutte cose. Wow, non l'avevo mai visto il 3 lo scorso episodio. Vabbè, si mantenevano gli oggetti. Avete cambiato le regole? Giurerei che sul Double or Nothing si mantenessero gli oggetti. Mi sa che era qualcosa... vabbè, che è il paradiso a lente di ingrandimento. Devono aver cambiato un po' di regolette. Ok, 5 oggetti, perfetto. E 4 vite, 3 vite! Allora, 3 fasulli e 2 buoni. I suoi oggetti sono decisamente molto più variegati dei miei. Che facciamo? Ripetiamo la tattica di prima, figlioli della serie. Gli rubiamo le manette, così non devo usare le mie. Tanto lui... che balaga usa. Vai, 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 vai. Dicevo, tanto lui non può rubarmi nulla. Se riusciamo a vincere la prima mano così facilmente, il gioco è fatto. Allora, controlliamo. Purtroppo non ho una sega o altro. Ok, il primo proiettile è vero. Quindi spariamo al signore. Dica cheese. Sorridi, piccolo bastardo. Perfetto. Allora, statisticamente ora siamo 50-50. Quindi, conteranno due veri, due finti. Dovrei sparare a me stesso. Si è messo a verbale, ma non mi fido della statistica che farà click. Lo sapevo, lo sapevo. Va bene, vediamo un po' cosa deciderà lui. Ah, è andato di lente di ingrandimento? Molto interessante. Ti prego, fammi vincere questa mano. Drogati, drogati male. Avvelenati, ti prego, te lo chiedo in ginocchio. Che culo. Che culo. Aspetta, ma non doveva ripristinare due? Ah, già, è vero, però avevamo tre vite fin dall'inizio. Ah, usi l'invertitore, sei un bastardo. Così il prossimo proiettile statisticamente è un proiettile, vero? Te la sei giocata bene, ciccio. Devo dire, una serie di mosse niente male, in effetti. Beh, lui ha finito gli oggetti, quindi io mi fumo una bella sigaretta tattica, sciogaro. Letteralmente non è cambiato nulla dall'inizio della partita. Allora, fatemi vedere come ho messo il prossimo proiettile. Vai, garo. Ok, è un proiettile vero. Come la mettiamo, come la mettiamo? Mi conviene ammanettarlo e chi si è visto, si è visto. Ripartiamo tutti e due, casomai con 0 oggetti. E se siamo fortunati riesco a sparargli senza il benché minimo rispetto. Aspetta, lui ha invertito un colpo? Quindi statisticamente il prossimo dovrebbe essere vero? Non lo so. Credo che sia un ultimo colpo in canna. Vediamo un po'. Ok, se sono fortunato il turno si è esaurito. Altrimenti il prossimo... sì! È un colpo, vero. Meno male. E per fortuna, soprattutto figlioli, che di solito inizio sempre io. Ah, solo 2 oggetti questa volta? Oh, 50-50?
Ok, come ce la giochiamo? Però lui c'ha le sigarette tattiche. C'ho la sigaretta tattica anch'io nella peggiore delle ipotesi. Una lente di ingrandimento adesso mi avrebbe fatto comodo. E a prescindere lui potrebbe riuscire a trionfare. Ah, che faccio, che faccio, che faccio. Ok, casomai resettiamo il tutto, ci curiamo e via. Sento che il proiettile potrebbe essere a salve. Al diavolo, non mi fido. Non mi fido, quando c'ho un presentimento non si avvera mai. Che vi dicevo? Che vi dicevo? Perfetto. Quindi lui al massimo può curarsi, ovviamente, e salterà il turno sparandosi a se stesso. Quindi non abbiamo combinato nulla. Però possiamo avere nuovi oggetti. E lui c'ha ancora le manette. Però è onesto, potrebbe sparare a me, che tanto non cambierebbe nulla. Ci ce la faccio, avanti, lente di ingrandimento, medicine, che non prenderò mai, e invertitore. Lui cos'ha? Ok, medicine e due lenti di ingrandimento. Aspetta, mi sono distratto! Credo fossero tre veri e quattro a salve. Ok, me ne servono giusto un paio, se me la gioco bene. Allora, vediamo un po' com'è il primo colpo. A salve, quindi direi di invertirlo a sto punto. Perfetto, così almeno un colpo se lo piglia sulle gengive. Se siamo fortunati poi magari si avvelena. Un telone può sempre sperare mentre pompa nelle casse. Se si avvelena mi semplifica la partita. Prenda le farmaci, signore. La vedo un pochettino deperito. Prenda le vitamine. Oh, bastardo, mia manetta. Aspetta, non avevo le manette io, vero? Molto interessante. Cioè, non so se c'è una differenza vera e propria fra interessante e molto interessante. Quindi spara a se stesso. Ah, le usa tutte direttamente? Guardi che io mi posso curare. Cioè, tecnicamente anche lei, eh. Che fa, spara a me? Un po' lo avevo previsto. Ma vabbè, dettagli. Ok, non è un problema, non è un problema. Ora è di nuovo il mio turno. Vero? Oh no, è vero! Ha azzeccato i turni precedenti. Sei un pezzetto, sei un pezzetto, sei un pezzetto, sei un... ti odio come mai prima d'ora. Attenzione, lo so, lo so, lo so. Se mi canna all'ultimo, mi incocchio come una iena. Porca la miseria. Come la mettiamo, come la mettiamo? Beh, di sicuro mi curo. Perfetto. Resta da scoprire se valga la pena curarsi ulteriormente. Allora, secondo me è un proiettile a salve. Quindi uso a prescindere l'invertitore. Ok, e spariamo a lui, decretando la mia vittoria. Cuccati questo proiettile. No, era un proiettile vero. Che fregatura assurda. No, spara a me, spara a me, oh oh. Oh oh. Dimmi che è finito il turno. Che stai facendo? Che sta... Hai calcolato bene, sono io che ho fatto casino con le statistiche, vero? Ok, 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 ok. Ha uno di vita. Ha uno di vita, dammi la lente. No, ok, ok. Oh, bello, quello che vedo mi piace. Sì, però porca la miseria. Vabbè, volevo una lente di ingrandimento. 50-50, a prescindere. Abbiamo vinto noi, figlioli. Perfetto, perché c'ho le manettozze. Ma sono un pezzo di erba e non solo non le spreco, ma gliele vado a rubare. Perfetto. Allora, Lon, cosa avresti fatto tu nella vita vera? Diciamo che avrei sparato prima a me stesso e dopo lui. Quindi se questo fosse stato un proiettile vero, avrei decretato la mia stessa fine. Vedete? Ogni tanto il telone ha l'intuito che funziona contro ogni aspettativa. E signori, la prima serie di partite della Double or Nothing, della Lascio Raddoppia, ce la siamo aggiudicata. Per culo. Chiaramente culo. Questa volta le cose sono andate molto molto bene. Quanto me date? Aio, 16.000, ba! Come 16.000 basta? No, 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 raddoppiamo, porca la miseria. Un punteggio così basso, pensavo di aver fatto molto di più. Poi non ho capito quel punteggio da cosa dipenda. Oh, manteniamo gli oggetti. Oh, bene, bene, bene. Oh, male, 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 che dir si voglia. Ok, sto a finire lo spazio io nel frattempo. Quante vite? Tre vite. Uno vero e due finti. Uno vero e due finti, porcaccia la miseriaccia. Allora, vediamo di aumentare o diminuire le probabilità. Io spero che sia quello vero. Era quello finto. Dannazione! Ok, a prescindere posso aggiudicarmi il primo round. Ora vediamo un po', perché c'è il 50-50 di probabilità. Vai, caro. Perfetto, quindi l'ultimo è vero. A sto punto gli sparo. Nella peggiore delle ipotesi, se fosse stato finto, avrei usato l'invertitore. Ok, perfetto. Lui non può neanche recuperare troppi oggetti. Adesso finisce il round. Shagaro. E io ho liberato un po' di spazio. Non troppo, ma è meglio che nulla. Dai, questi invertitori. Adrenalina, buona. Altra adrenalina. Ok, cos'hai tu? Tanta roba. Troppa roba. Allora, due veri e tre finti. Statisticamente mi dovrei sparare in faccia. Però. Allora, facciamo così. Usiamo subito l'adrenalina. Io non ho intenzione di perdere tempo.
Ah, un po' mi è piaciuto. E lo ammanettiamo fin dall'inizio. Allora, vorrei usare l'adrenalina per rubargli qualcosa. Se fossi sicuro che il prossimo colpo è vero, gli ruberei la lama in modo tale da fargli il doppio del danno. Ah, facciamo così, voglio assicurarmi la vittoria in un modo o nell'altro. Non mi piace quello che sto per fare, ma... Ah! A sto punto, siccome gli tolgo io stesso un vantaggio, uso la sua lente di ingrandimento e vediamo un po' com'è. Ah, salve. Ah, salve, salve, salve. Allora, usiamo l'invertitore. Perfetto. Lui può rubarci ancora un oggetto, però, eh. C'è ancora quel problema. E Shagara, babumete. Ottimo, ottimo, ottimo. Gli resta una vita, gli resta una vita. Vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, ok. Turno completato, vai Lonino. Questa volta ce la puoi fare, questa volta ce la puoi fare. Tutto il mondo è con te. Guarda, la scritta vince Lon mi sta entusiasmando. Che voi non ci avete neanche idea. Ok, secondo round. Secondo me sarà molto più incazzato adesso. Vediamo un po' cosa ci regalano col Dixan. Primo oggetto, no. Secondo oggetto, yeah. Terzo oggetto, meh. Quarto oggetto, oh, oh. E via. Oddio, lui è stato un po' più fortunato a mio avviso. Quattro vite. Uno, due, tre, quattro veri e quattro fasulli. Troppi proiettili, io odio i round eccessivamente lunghi. Vediamo di birretta tattica fin dall'inizio. Però lui può rubarci un oggetto. Vediamo un po'. E olle. Per fortuna, perché mi stavo per sparare in faccia. E sto cocchio di farmaco. Signore, mi ruba questo farmaco, cortesemente. Se mi ruba le sigarette è un po' un pezzente. Allora, andiamo di lente di ingrandimento, perché non vorrei mi rubasse questa. Ok, il prossimo è vero. Comunque, un colpo intanto glielo assesto sulle gengive. E sbabumete. Secondo me o ci ruba l'adrenalina o si cura direttamente con una sigaretta. Cioè, o ci ruba le sigarette con l'adrenalina. Dai, insomma, avete capito il senso del discorso. Oh, dannazione, dannazione. Eccolo lì, eccolo lì che deve rompere le palle. Salve signore, si spara a se stesso. Io non avrei corso questo rischio. Ma proprio per nulla. Ok, quindi restano quattro colpi finti. E lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. E due veri. C'è tutto sto casino per tornare allo stesso livello dell'inizio. Allora, quattro finti e due veri. Ah, sei scemo proprio. Ok, tre finti e due veri. Ma ti piace proprio rischiare? Due finti e due veri? Ma sei scemo? Ma cos'hai oggi? Ma istinti suicidi? Due finti e uno vero. Ho mai visto una serie di mi sparo in faccia da solo? Grazie caro. Due finti e uno vero. Allora, che faccio, che faccio, che faccio? Ma la devo rischiare? Ok, non mi piace farlo. Sapete che io odio puntarmi sto cocchio di fucile in faccia. Ora c'è il 50-50. O corro il rischio di nuovo, oppure gli rifacciamo i connotati. Se fai click mi incocchio. Ma porca la miseria. E ah, c'ha il coltellaccio lui. Aspetta, era la fine del turno? Oh, per fortuna che sono negato a calcolare i proiettili restanti. No, è una roba assurda. Un invertitore e un coltellaccio. Lui c'ha le manette. Tre veri e quattro finti. Me la rischio, me la rischio, dai. Adottiamo tattiche che il telone non adotterebbe mai. Se il prossimo proiettile fa click, vuol dire che l'invertitore ha invertito un proiettile buono. Buonissima. Buonissima. Perfetto. Signore, come va? Tutto bene? Vabbè, ho dimenticato di nuovo la statistica. Era tre veri e quattro finti. Quindi ho usato uno finto. Quindi tre veri e tre finti. Oh no. Oh no 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 no. Non mi piace proprio per niente. Fai click, fai click, fai click. Te lo chiedo in gino. Che buccio di culo. Ok, non ha più oggetti. Quindi ora cosa sono? Tre veri e due finti? E ovviamente spari a me. Stavolta tre veri e uno finto? Allora, mettiamola così. Io me la rischio perché se siamo fortunati... Tanto non ho modo di capire che proiettili ci siano dentro. Lo sciotto all'istante. Ti prego, ti prego. Se fa click anche a me... Giustizia poetica? No! E buccio di culo del telone. Ah, mi piace l'odore della vittoria. È un odore che lo sento molto spesso. No, beh, ragazzi, una serie di vittorie veramente assurde. E soprattutto iniziamo il terzo turno. Wow, me la giudico subito la Double or Nothing. E mi libero di quegli stupidi farmaci, disse il telone, non sapendo che il primo oggetto sarebbero stati gli stupidi farmaci. No, un coltellaccio, il telefono, la birretten e la lente di ingrandimento. Ok, ci danno tre vite finali, tre veri e quattro finti. Non ha oggetti incredibili lui, però c'ha le cure. Abbiamo detto tre veri e quattro finti? Mi pare di sì, tre veri e quattro finti. Allora, birretta iniziale, vediamo un po' se ci butta via un proiettile vero o un proiettile finto. Tre veri e tre finti. Statisticamente mi sarei sparato da solo. Allora, vediamo di usare subito la lente di ingrandimento.
Oh, mi piace quello che vedo. Possiamo ottenere un bel vantaggio per quanto lui si può curare con le maledette sigarette. La storia delle sigarette non mi va giù, ma che voi non ci avete neanche idea. Ok, meglio che nulla. Meglio che nulla. Perfetto. Quindi due veri e tre finti. Ok, ok, hai comunque una vita meno di me. Vediamo un po' qual è il prossimo colpo. Ti prego, dimmi che ti avveleni. Ti prego, dimmi che ti avveleni. E... che culo! Perché io col 50-50 non ci azzecco mai? Che fai? Chiami la mamma? Che ha detto? Che ti hanno adottato? Mi dispiace. No, no, non lo farei. Sculato bastardo. Forse è per colpa della telefona. La devi smettere di puttarti fu... Ok, cosa restano? Sono i veri praticamente. E ora punta a me. Bastardo. Oh! Ok, troppi colpi di scena in questo episodio. Io a sto punto lo uso. Cosa lo tengo a fare? Vediamo un po'. Ehi, oh nonno! Che sfortuna! Come che sfortuna? Che vuol dire che sfortuna? Che vuol dire che sfortuna? Che vuol dire che sfortuna? Che manca un solo proiettile? Il cellulare può fallire? Non sapevo neanche che il cellulare potesse fallire, onestamente. Ok, credo che resti solo un altro proiettile vero, molto probabilmente. Oh, era la fine del turno. Forse era per questo che mi hai detto che sfortuna. Bastardo maledetto. Appena volta che uso il cellulare. Qui là. Un po' ridondante tutto ciò, ma... Aia. Allora, tre veri e quattro finti. Vediamo un po' se ce la riusciamo a giocare bene. Utilizzando la lente di ingrandimento. Ok. Invertiamoglielo subito a sto punto. Così almeno gli spariamo. Ah, si può curare. E mi può ciullare un oggetto. Ma porca la miseria. Niente, figlioli. Mi ciullerà sicuramente la lente di ingrandimento. Ha dei bei oggetti. Lui ha veramente dei bei oggetti. Ok, abbiamo invertito un proiettile vero. Lui mi ammanetta. Quindi abbiamo ancora tre veri e tre finti a sto punto. E si cura con la sigaretta. Ah, vai di lente di ingrandimento. Pensavo che rubassi la mia. Molto interessante. Dai, fammela vincere. Cosa rubi? Oh. Ok, ho la vaga impressione che il prossimo proiettile sia fasullo. Quindi rimarranno... tre veri e due finti. Ciao ciao. Pezzente maledetto. Pezzente maledetto. Siamo di nuovo in pari. E per mia fortuna è il mio turno. Oh no, è vero, mi ha manettato. No 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 no. Aspetta. Che culo. Cos'è, tre veri e uno finto quindi? Ma tanto che se lo colpisci non cambia nulla. Quindi devi usare la maledetta lente di ingrandimento. Ok, gli avrei sparato comunque. Devo sperare che il prossimo proiettile sia quello fasullo e che lui mi spari. In teoria resta ancora un colpo in canna. Di quelli buoni. Vediamo un po'. Signore, lei che fa? Spara a me? Beh, statisticamente ti conviene. Porca la miseria. Ok, se riusciamo a far finire il turno e ho degli oggetti buoni, ragazzi, mi aggiudico anche il terzo. Il secondo round, insomma, ci siamo capiti. Ok, se non ho sbagliato, il prossimo colpo dovrebbe essere clickete. Infatti, e il turno dovrebbe essere finito. Se mi sono sbagliato, piangerò lacrime di sangue. Piangerò lacrime di sangue. Piangerò tante, tante, tante lacrime di sangue. Non ci credo. Non ci credo. Porca la miseria. Ok, ok, va tutto bene. Va tutto bene. Allora, fammi ritornare indietro perché volevo provare la modalità per daltonici. Ero a un passo, a un colpo, una vita da riuscire a completare la mia stessa challenge. Oh, che due balle, che due balle. Dove l'avete messa? Modalità daltonica. Ok, vediamo un po' come funziona, che sono effettivamente molto ma molto curioso. Forza, 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 che devo pompare nelle casse. Però è divertente, ammetto, da quando lo hanno upgradato sto gioco è ancora più divertente. I nuovi oggetti aggiungono una versatilità e una casualità alle partite che è qualcosa di assurdo. Ciao tesoro, sono a casa. Come andiamo? Tutto bene? Ok, me la rischio, me la rischio. So che queste cose non andrebbero fatte, ragazzi. Mi vergogno di me stesso. Lo so. No, no, ragazzi, vediamo come andrà. Potrebbe volgere a nostro favore o potrei essere inondato da una quantità immane di sfiga. Ecco, gli oggetti non sono proprio i migliori. Ah, vabbè, vediamo se possiamo ciullare a lui qualcosa. Quindi due vite. Oh, ora sì che si notano molto bene. Quindi quelli bianchi sono quelli... veri? Quelli chiari sono quelli veri, deduco, credo, spero, me lo auguro. Allora, facciamo così, io lo ammanetto a prescindere. Ciao caro, perfetto. Mi tengo casomai l'adrenalina qualora volessi rubargli una cura. Vediamo un po', allora. Proiettile, vai caro. Iniziamo con un click, quindi... sì, quello più scuretto è effettivamente quello fasullo. Quindi ora abbiamo il 50-50% di probabilità. E una vita intanto gliel'abbiamo tolta della serie meglio che nulla. Perfetto, ed è il proiettile bianchiccio. Signore, ora la riconosco. No! Non ci ho pensato che si sarebbe curato. Sono rimasto un pochettino fregato.
Ma vabbè, dettagli. Shagaro, che fai? No, io avrei sparato a me stesso. Cioè, a me intendo, no? A te stesso, l'ho detta male, No, no. Ok, resta ancora un proiettile vero. Giusto? Vabbè. Sì. Ok, resta un proiettile vero. Ti prego, dimmi che non ho sbagliato. Ok, per un secondo il dubbio. Ok, scusate, ma non ho dormito niente stanotte. Sai che novità, perché mi sono fatto male alla mano ieri. E quindi il dolore mi teneva un pochettino sveglio. Ok, invertitore e birretta. Paio di manette non mi avrebbero fatto schifo. Quattro veri e quattro finti. Sta cosa non mi piace proprio per niente. Quindi andiamo di birretta tattica. Una lente di ingrandimento io l'avrei voluta però. Dimmi che proiettile fasullo. Perfetto, me la rischio? Non varrebbe la pena, volevo rubargli un coso. Ma... Che faccio? Allora, diciamo che mi conviene sparare a lui. Però a lui conviene segare tutti i proiettili. E se rischiassi questa, e qualora andasse male potrei provare la sua. Ragazzi, faccio una follia. Doppio farmaco is meglio che one. Non li ho mai presi sti farmaci, vediamo un po'. Ti prego. Vabbè, avevamo due vite anche prima. No, per una volta che... Non ci credo mai, ma che sfiga. Ok, ok, riporta. Il farmaco mi avrebbe aiutato. Merda. Mi avrebbe aiutato in effetti. E quindi erano due proiettili finti. Lo sapevo che giocavi sporco. È improbabile che siano tre proiettili finti. A salve di seguito. Ok, è andata male. L'ho detto, non mi devo chiamare Franco. Non pensiate tuttavia che il telone si arrende. Solo l'assistente porta fortuna il nome Franco. Ok, me ne serve un altro. Qualcosa di improbabile. Ok, non so se funziona. E per dover di cronaca non ci stanno tutte le lettere. Ma potete potete dedurre il resto, ok? Sentite, un tempo creai un virus con quel nome e distrussi il mondo o qualcosa del genere. Ci sono andato molto ma molto vicino. È stato un sacco di tempo fa. Allora. Ok, quattro veri e quattro finti. No, non cominciamo bene. Non lo so, direi che il primo proiettile è sicuramente fasullo. Ti prego. Woo! Mi sono caccato. E ho sbloccato un achievement secondario dello sparati a te stesso e vinci avendo il 50% di probabilità. Quindi, yay! Allora, vediamo di sparare direttamente a lui. Aia! Questo è un problema. Ora restano due proiettili finti e quattro veri. Due proiettili finti e tre veri, quindi statisticamente lui sparerà a me. Oh! Un proiettile vero e finto e tre veri. Diciamo che statisticamente io sparo a lui a sto punto. Non può fare click. Ah, ok. Uno finto e due veri. Perfetto. Il problema è capire quando sarà il proiettile finto. Ora ognuno sparerà all'altro, fintanto che l'arma non fa click. Merda. Ok, c'è il 50-50 di possibilità. Che dite? Facciamo la follia della serie sparo prima a me stesso e poi a lui. Cioè, avete capito? Dipende tutto dall'invertitore. Io penso che sia quello finto. Pertanto lo inverto e diventa quello vero. Tuttavia, lui poi può spararmi, quindi non cambia nulla. Se invece io penso che sia finto e lo è, posso sparare a me e poi a lui. Se invece mi sbaglio, il risultato finale non cambia. Ok, al diavolo. È una cazzata di proporzioni bibliche. Oh! Così mi assicuro che finisca il turno, il che mi dà un bel vantaggio, nonché la possibilità di avere oggetti extra. Ok. Sto pensando fuori dagli schemi, dai miei schemi abituali quantomeno. Ok, vediamo un po' se ci abbiamo un po' di culo, un cellulare, le sigarette molto buone, le manette, ok. Non potevo avere... E che? E quanti oggetti? E vabbè, anche lui c'è una marea di roba. Allora, tre veri e tre finti, quindi ancora una volta il 50-50. Ribadisco che una lente di ingrandimento tanto schifo non m'avrebbe fatto. Tuttavia lui non ha le manette, il che è un bel vantaggio. Io invece ne posso approfittare. Shagaro? Ah, a posto, gli sparo due volte? Sembrerebbe essere la tattica giusta. Se sparassi il primo a me stesso... porca la miseria. Così aumenterei la probabilità che ci siano... Non lo so, no, non me la sento. Ho troppa paura. Potevo usare l'invertitore. Ok, questo farà click, vi garantisco. Questo farà click, purtroppo. Oh mio Dio, per fortuna che le mie previsioni non vanno mai come dovrebbero. Ciao, caro. Com'è, tutto bene a casa? Perfetto. Allora, secondo me questo è finto, quindi lo inverto e lo sparo a lui. Dai, mi invento le cose. Mi invento le cose come fossero leggi scritte, certe, matematiche e tutte cose. Porca trota. Perché cambio le mie stesse regole? Perché faccio queste cazzate?
Signore, salve, che fa, beve le birrette? Ma no, che la uccide prima l'alcolismo? Ok, era finto. Oh, sei un pezzente. Sei un pezzente, ma io all'occorrenza mi posso anche curare. Che fa? No, no, no. Ti odio profondamente, sei una persona orribile. Ok, ok, non importa, non importa, non vuol dire nulla. E addirittura, ti prego dimmi che è scaduto, ti prego dimmi che è scaduto. Ok, la facciaccia tua, la facciaccia tua, cioè, la facciaccia tua, scusate, l'italiano è proprio andato per una frazione. Né di secondo. Ok, 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 il problema è che il telone, indovinate un po', sì, ha perso il conto. Ha completamente perso il conto. Allora, telefono usa e getta. Che mi narri di bello? Che sfortuna, che vuol dire che resta un colpo? Ah, quindi non cambierà molto quello che può accadere. Allora io sparo a lui, ma secondo me dovrebbe fare click. Ti prego, fai boom invece. Ha fatto click. Ok, ok, ok. Forse era l'ultimo turno. Ok, ok. La mia teoria era molto corretta. Allora abbiamo la birretta, Natu telefono, la lente di ingrandimento. Con quanta buona roba. Perfetto. Uno vero e due fasulli. Che miseria, c'è un... Oh, c'ha le manette. Aspetta, 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 che allora mi adrenalino subito e mi, tra virgolette, aggiudico la vittoria. La vittoria. Beffa, che non ci capisco niente. Vai, caro. Se il proiettile è vero è l'ultimo, io sono veramente, ma proprio una cifra fregato. Vabbè, ma abbiamo la lente di ingrandimento. Vediamo un po'. Ok, quindi a prescindere il primo lo sparo a me. Diciamo che ho la vittoria matematica. Ciao, ciao. A posto. Perché comunque per due turni lui avrà le manette e vi sarò tutti felici e contenti. Signore, può dire addio a questo mondo cortesemente? Era veramente l'ultimo. Beh, tanto comunque tu hai le mani bloccate. Era veramente l'ultimo. Non ci credo, vi giuro, sono ancora basito, allibito, incredulo e altri sinonimi che potete cercare nel vocabolario. Compra anche tu un vocabolario per cercare, vabbè, insomma, quello di sinonimi contrai. Vince sto ca... Insomma, ci siamo capiti? Turno per essere il primo comunque molto lungo, eh. Ok, abbiamo liberato il tizio, togliamo gli oggetti e vediamo un po' nella scatola numero uno cosa ci... Oh, che palle, ok, coltella. Preferivo qualcosa di meglio, eh. Allora, 3-3 con... Ah, 50 e 50. Stocca nel vero senso della parola. Allora, come... Come la risolviamo questa? Perché lui potrebbe usare l'adrenalina e ciularmi il coltellaccio. Quindi a prescindere... Io taglio e sparo a lui. Siamo fortunati. Bene. E potrebbe ciularmi il farmaco. Altrimenti siamo nella M più totale. Boh, magari gli tolgo due vite. Porca boia che culo. Non ci credo mai. Se ti curi col mio farmaco e funziona, mi incocchio. Ma se ti curi col mio farmaco e ci schiatti, rido proprio una cifra. Grazie al cocchio, ma tanto il turno è finito. Quindi ciao ciao con la manina. A posto. Va bene, va bene, va bene. Tanto come al solito gioco io il turno. No, il cellulare, no, la birretta. Ok, la lettera di ingrandimento. Perfetto, era esattamente ciò che mi serviva per trionfare. Tre veri e tre finti, 50 e 50. Allora, facciamo così, aumentiamo le probabilità. Vediamo un po'. Secondo me il primo è fasullo e la risposta è... Sì, ok, ora ci sono più proiettili veri che proiettili finti. Ok, andiamo di lente di ingrandimento. Ti prego, dimmi che il prossimo è vero. Merda! Ok, 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 ok. L'onino stai calmo, l'onino stai calmo. Allora, il primo te lo spari a te. Ora statisticamente dovrebbero essere tutti proiettili. Non lo so, non lo so, il mio cervello dà un errore 404. Ok, ok, perfetto, va bene così, mi accontento, è il risultato che conta. Non il ragionamento palesemente errato del telone. Oh, tre vite, vince veramente sto cazzo. Terzo round. Vediamo se riesco almeno a fare due volte. Sì, come a completare due volte la prima serie di round di Lascia ora doppia. Allora, le sigarette, l'invertitore, una lente di ingrandimento, manco nel... Vabbè. Vabbè. Ah, può rubarmi oggetti. Abbiamo tre vite, tre veri e quattro finti. Allora, faccio il predictone. Se lo feriamo, lui ci ruba le sigarette. Ok, do per scontato che il primo colpo sia fasullo. Potrei invertirlo. È che quando non hai la certezza è rischioso. Vediamo un po'. Dai, me la rischio, ragazzi. È un videogioco. Non è che ci sono troppi problemi. E spariamo direttamente a lui. Vediamo un po' se funziona. No, era un proiettile vero. Ma che stracocchio. Quindi ora cosa sono? Due veri e quattro finti. Chi hai chiamato? Deliveroo? Ti portano un calcio in culo? Ah bene, allora cos'era? Due veri e tre finti. Uno vero e tre finti. Che rubi? Che rubi? Che mi ha rubato? Un altro cellulare. Che stai a chiamare? Pure il McDonald's. Quanta cazzo di roba magni oggi? Ho perso i conti. Per fare le battute stupide ho perso i conti.
Hai perso i conti. Perché sempre sul round terzo round finale mi devo far cogliere dall'ansia? Vabbè, c'ho le sigarette, non è un problema. Ora io faccio una cosa un pochettino rischiosa e immancabilmente stupida. Non so quale sia il prossimo colpo, ma devo sperare di essere sculato come ai turni precedenti. Ti prego, dici. Da porca trota. Non importa. Non importa, non importa. Lonino, si apprezza il tuo tentativo di sembrare intelligente. Ti prego, sparati da solo. No, ciccio, no, il prossimo è vero. Vabbè, ce n'era ancora uno vero, ma ha sparato a me con quello vero. È vero. Ma porco canaglia. Sto a fare una confusione. Avrei dovuto dormire stanotte e non ferirmi le mani e soffrire fra atroci bestemmie, ma insomma ci siamo capiti. Tre veri e quattro finti. Andiamo di birretta tattica. Vediamo un po' se viene fuori uno vero o uno finto. Uno vero, quindi due veri e quattro finti. E lui c'ha pure i coltellacci, mi può rubare robe e mi può anche ammanettare ripetutamente. Allora, lo ammanetto io, a prescindere. Diciamo che statisticamente il prossimo colpo dovrebbe essere finto. Voglio fidarmi del mio istinto, che probabilmente mi porterà a una morte prematura. Vai caro, non posso aver fatto lo stesso errore due volte. Ok, perfetto, va bene così. Va bene così, devo solo sperare che non mi ciulli la lente di ingrandimento. Cioè, qualunque cosa mi ciulli mi farà girare le palle. Questo è poco ma sicuro. Ah, è vero, è ancora manettato. È vero. Vai caro. Oh, bene, 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 bene. Mi avrebbe fatto comodo un coltellaccio, ma mi accontento del risultato. Oddio, ora ho capito. Lui può fumarsi le mie sigarette e fumare le sue stesse sigarette, il che lo riporterà a 3 di vita. Ah, mi può anche manettare. A 3 di vita. No, lui ha gli oggetti più sculati. Siamo onesti, lui ha gli oggetti più super sculati dell'universo. Sto gioco sarà veramente RNG? Secondo me no, non è random. Lui sa cose. Maledetta intelligenza artificiale. Eccole qua, non è cambiato nulla. Non è virtualmente cambiato nulla. Sei sicuro? Cioè, statisticamente, ciccio. Va bene così, ha ancora il farmaco extra in caso di necessità. Ah, è vero. Che fai? No, non coltello. Sei sicuro di assumere droghe? Guarda che ho visto una data brutta brutta brutta. Io avrei lasciato sta... Che culo di merda. Ah già, è vero. Lui può invertire. Ma dai. Oh no. Oh cacchio. Ok, ok, ok. Ah, la possiamo risolvere pacificamente, civilmente. In... Porca miseria. In sede di tribunale, stavo per dire... Vabbè, attenzione, lo vedo anch'io che lampeggia uno. Non è che ho le cataratte ancora. Allora, come siamo messi? Perché ho perso completamente il conto in tutto sto casino. Credo che siano finiti i turni. 50% di probabilità che il turno vada... Vada male. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, non uccidermi. No, ci credo. Che culo! Che culo! Che super mega culo! Però ho perso il conto, quindi come va, va. Ok, siamo letteralmente ritornati all'inizio. Diciamo che è ritornato all'inizio. Probabilmente, dimmi che era l'ultimo. Non era l'ultimo? Non sparare a me, spara a te stesso, bravo caro. E... un po' ci ho sperato. Ok, turno finito. È ancora tutto in gioco, è ancora tutto possibile. Un coltellaccio, le manette, un altro coltellaccio. Sì, ma... Ok, cosa abbiamo lì di bello? Due veri e tre finti. Dannazione. Lui ha messo anche abbastanza bene. Può curarsi in caso di... Oh, ma io c'ho le manette, aspetta! Al diavolo, figlioli, io me la rischio, gli sparo due volte... E vi sono tutti felici e contenti. A me basta che una sola volta sia un colpo babumete. Mamma che cool. No, 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 no. Mi avrebbe fatto comodo una singola lente di ingrandimento. Avrebbe svoltato completamente la partita. Sì, sono comandato dalla paura e dal terrore in questo momento. Se ho sprecato due coltelli. Se ho sprecato due cocchie di coltelli perché sono in panico. Ok, ne ho sprecato solo uno. Però giustamente anche lui può usare la stessa tattica. Va bene così. E ovviamente ora si libera. Signore, come la risolviamo? No, non spari a se stesso, non spari a se... Scusi, ma... Se sospettava che il proiettile fosse fasullo, potevo usare l'invertitore. Oh, ho vinto io. Yay! Incredibile, ma vero. Ma sempre peggio qua. Lasci i raddoppi. Dovrei andare a editare sto video io, ma vabbè, dettagli. Diciamo che ci possiamo accontentare. Faccio giusto un extra veloce, 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 veloce. Il telone che fra 20 minuti di questo video mi odierà tantissimo. Ma insomma ci siamo capiti, io sono quello del passato, quindi mi posso permettere di fare il furbacchione. Vediamo un po', faccio qualche scelta avventata senza il benché minimo rispetto. Da questo momento in poi è tutto extra. Allora, tre vite, ottimo. Metà e metà, 50-50. Ma porca la miseria. Vabbè, lui è il paradiso dell'invertitore, incredibile ma vero. Allora, vediamo di far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. E la risposta è... Ok,
Tre veri e due finti. No, scusate, che cazzo sto a dire. Tre veri e quattro finti, sono rincoglionito. Diciamo che il primo proiettile è finto. Anzi, il prossimo proiettile è finto. E pertanto gli si fa una bella rimozione di carie. Come rimuove la carie il telone? Pochi ci riescono. Best dentista ever. Ok, quindi siamo di nuovo a 50-50. Vediamo che se le statistiche vertono a mio favore. E la risposta è manco per il cocchio. Quando mai nella vita. E niente, è di nuovo il suo turno. Avrei dovuto rubargli le manette. No, non prendere la pillolina. Non sei incinta. Che culo. Che culo. Ma non, no, 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 niente bondage. Niente bondage, caro. Ok, si beve la birretta. Merda. Merda. Sì, mi sa che c'ha ragione lui. Signore, signore, metta giù quell'arma, non facciamo follie. Ha scelto la strada della follia. Porca la miseria. Lo so, è una battaglia uno contro uno lo stato attuale. E io sto per fare una follia, ovvero prendere il farmaco da 50-50. Assolutissimamente sì, perché... Oh merda. No, 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 aspetti, aspetti, mi ero dimenticato le manette, Pezzente. E niente. Figlioli, direi che per Buckshot Roulette è tutto. È andata meglio, ok? È andata meglio dell'altra volta, sicuramente. Per quanto sì, lo hanno... Ok, il telone fa cazzate, si dimentica i proiettili restanti. Ma porca la miseria se il gioco non è diventato più fetente. Quindi per questo episodio è tutto. Sì, sto organizzando l'episodio anche con l'assistente e sono in attesa di quando aggiungeranno la modalità multiplayer. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio una Buckshot Roulette sulle gengive e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!